Pino Gallo, direttore sportivo della Castellettese, una Castellettese che nonostante un avvio un po' claudicante è venuto fuori nelle ultime settimane, adesso siete anche voi a lottare per le posizioni importanti del campionato. Sì, diciamo che siamo partiti un attimino non benissimo, ma c'è un perché sono stati cambiati 18 giocatori, di conseguenza sfido chiunque aver fatto bene fin dall'inizio. È una Castellettese che sembra aver trovato la sua quadratura in questo momento, tra l'altro è un po' che il Thomas Forzati, il mister, riesce a proporre sempre la stessa formazione. Quali sono gli obiettivi che potete raggiungere con questo assetto? Il volere della società era quello di fare una salvezza tranquilla rispetto all'anno scorso. Sia io che Thomas, il mister, eravamo convinti di aver fatto un'ottima squadra per potercela giocare con qualsiasi squadra. Difatti è dimostrazione che quando abbiamo trovato l'assetto giusto, come dicevi giustamente tu, ce la possiamo giocare con tutti. Sicuramente senza sfigurare. Avete provato anche a cercare qualcosa sul mercato? Tu dall'inizio delle contrattazioni mi avevi detto che comunque non vi sareste mossi se non per migliorare la squadra. Le situazioni aperte c'erano, probabilmente non sono andate a conclusione, avete deciso di muovervi il meno possibile, anche perché comunque avendo trovato una quadratura andarla a toccare era anche un peccato. Sì, quello sì, c'erano gli equilibri della squadra, era giusto non toccarli, però come ti dicevo ci siamo sentiti. Se c'era un'occasione di qualche giocatore, ma prettamente a centrocampo dove siamo leggermente a corto numerico, si sarebbe fatto. Tutto ciò non si è avverato, siamo rimasti così, siamo contenti. Ti chiedo anche una tua opinione su questo campionato che si è incredibilmente riaperto con la partita del Pedroli di domenica scorsa, un Città di Verbania che ha raggiunto l'Accademia in testa alla classifica. Credi che il campionato si possa giocare su questo duopolio? C'è la possibilità per qualcun altro di inserirsi o comunque l'Accademia, che raccoglieva i favori del pronostico all'inizio del campionato, rimane la squadra che questo campionato lo deve vincere? Ma attualmente la classifica dice questo, che se la giocano loro due. Però attenzione che ci sono delle squadre attrezzate che potrebbero disturbarle, non tanto per vincere il campionato, ma quantomeno fare l'ago della bilancia per poi vedere chi alla fine vincerà questo campionato.